Benvenuti sulla pagina YouTube di Sottosopra, ben ritrovati per coloro che già ci conoscono. Iniziamo con oggi una serie di interviste rivolte a esperti di geopolitica, insomma i protagonisti che raccontano e analizzano le realtà nel mondo caratterizzati da aspetti chiaramente economici e politici rilevanti, e dando la possibilità appunto a questi autori di raccontare anche quella che è la propria esperienza personale nel contatto con luoghi, realtà e persone, oltre all'analisi politica. Il protagonista di oggi a fianco a noi, a cui diamo il benvenuto, è Giuseppe Acconcia, giornalista, docente all'Università di Padova, grande esperto di Medio Oriente nel quale ha anche vissuto, poi ci racconterai se credi, e corrispondente del Medio Oriente e vincitore del Premio Giornalista del Mediterraneo 2013. Collabora appunto con diverse testate internazionali e l'ultimo libro pubblicato è il testo Migrazioni nel Mediterraneo per Franco Angeli, precedentemente Il Grande Iran, edito da Exorma nel 2016. L'altro protagonista accanto a noi, è il testo di cui parleremo oggi, è Il Trono di Sabbia, realizzato da più autori per Pandora Rivista, e da qui partiremo. Quindi la prima domanda che vorrei proporti è la seguente: cosa ti ha portato a collaborare appunto con questo testo e quale l'obiettivo, stante che si cerca di analizzare in più capitoli il senso dello Stato e del potere in Medio Oriente fuori da ogni diciamo luogo comune? Sì, mi ha fatto molto piacere collaborare a Il Trono di Sabbia, che è questo libro scritto da giovani ricercatori e studiosi, giornalisti e studiosi, che animano questa rivista cartacea, che però ha anche un sito internet che si chiama appunto Pandora Rivista. La loro idea è stata quella di raccogliere autori che venivano da vari ambienti, perché ci sono sia giornalisti sia ricercatori e che da anni, da lungo tempo, si sono occupati di Medio Oriente. Quindi sono stato contattato dall'autore che si è occupato del nostro capitolo sull'Egitto, Gabriele Sirtori, e sotto forma di interviste, anche questo è molto interessante perché dialogare Sono sotto forma domande di di spazio. intervista rende il capitolo più agevole alla lettura, più Certo. divulgativo. Quindi mi è sembrata un'idea molto interessante per raccontare come, qual è stata l'evoluzione di questi paesi del Medio Oriente, perché principalmente, ci occupiamo di questa area, prima e dopo alcune fasi storiche molto importanti che sono state attraversate da questi paesi, che sono sia il periodo successivo alla colonizzazione, quindi del secolo scorso, sia le primavere arabe, quindi quello che è avvenuto nel 2011. I grandi avvenimenti che hanno un po' cambiato la scena politica di questi paesi. E quindi è stato molto interessante un po' sfidare tutti gli stereotipi che riguardavano Certo. molti di questi paesi, che spesso non sono stati raccontati in maniera approfondita dalla stampa mainstream in Italia, ed è stata questa un'occasione invece di andare più nel dettaglio e raccontare le dinamiche che hanno coinvolto, nel mio caso, l'Egitto, ma poi gli altri capitoli si occupano un po' di tutta la regione in generale. Esatto, infatti uno dei pregi assoluti di questo libro è la possibilità, come dire, di analizzare le varie realtà della regione, sfidando un po' quello che solitamente viene compiuto dal mainstream in Occidente, che è questa operazione di appiattimento di tutta la regione medio orientale. Tant'è vero che nel libro ci sono capitoli dedicati, oltre all'Egitto, di cui poi parleremo più specificatamente, anche alla Siria, alla Turchia, all'Iran, quindi con, come dire, una dedizione particolaristica rispetto ad ogni area appunto del Medio Oriente. Nello specifico tu ti sei occupato di Egitto, lo conosci molto bene perché ho letto anche che ci hai vissuto. Come mai la scelta proprio di questa grande nazione, che è stata fondamentale sia per il Nord Africa che per tutta la regione medio orientale, e quali caratteristiche ha, se dovessi sceglierne qualcuna, rispetto alle altre nazioni, appunto, del Medio Oriente? Per quanto riguarda la mia passione per l'Egitto, è nata tanti anni fa perché ho vissuto al Cairo tra il 2009 e il 2013, quindi 4 anni, ed è stato un periodo molto importante per la storia egiziana perché il paese poteva attraversare una fase di cambiamento
che poi in realtà non c'è stata, perché anziché arrivare ad una democrazia o democratizzazione del paese, ora ci troviamo di fronte ad un regime militare, quindi evidentemente un'attesa che l'attesa che c'era all'inizio è stata delusa sostanzialmente. Però io ho avuto la fortuna di vivere questo periodo storico così intenso e anche di poterlo raccontare, sia per il manifesto, perché ho scritto tantissime corrispondenze durante i movimenti di Piazza Tahrir e negli anni seguenti. Per esempio, una delle fasi più interessanti è stato il colpo di Stato militare che c'è stato nel 2013, che ha provocato una dura repressione, arresti di massa, l'uccisione di centinaia di persone, non ci sono numeri, chiari su quante persone siano scomparse in quella data, e questo poi ovviamente ha aperto la strada alla repressione che oggi tutti noi conosciamo. Perché l'Egitto rispetto ad altri paesi del Nord Africa o del Medio Oriente? Sicuramente perché è un paese affascinante, bello da visitare, da vedere, da conoscere, da attraversare, ma è molto interessante da un punto di vista politico per vari motivi. Da una parte c'è uno Stato che rispetto ad altri paesi, rispetto pensiamo alla Siria, alla Libia, che sono stati estremamente deboli, fragili, e sappiamo cosa è successo dopo il 2011 in questi paesi. È uno Stato che ha delle forti connotazioni che rimandano al suo periodo coloniale. Infatti, pensiamo a quanto lo Stato egiziano sia rimasto radicato nella sua struttura, per esempio, legata all'esercito, legata ai militari. E infatti, uno dei libri che io ho scritto si intitola Egitto, Democrazia Militare, che racconta proprio del ruolo dei militari nella storia egiziana e quello che ha significato per il paese avere un esercito così forte. E dall'altra avere anche un partito islamista storico che è stato un po' la guida di tutti i partiti islamisti del Nord Africa e del Medio Oriente, cioè i Fratelli Musulmani, che poi sono il grande partito di massa egiziano, che ha avuto l'opportunità dopo il 2011 di entrare nel Parlamento egiziano, ma poi ha subito la repressione più dura degli anni successivi. E quindi queste sono un po' alcune delle caratteristiche specifiche di questo paese, ma se ne possono aggiungere tante altre. Per esempio, in Egitto c'è una grande minoranza sufi ed è bellissimo seguire la loro storia, la loro evoluzione, le confraternite, come le confraternite vivono la quotidianità politica. È molto interessante raccontare la storia del centro del Cairo, per esempio, e vedere come questa città è cambiata e visitare alcune delle strade più belle, come Muwazzedine là e quelle del centro antico della Cairo islamica. Quindi ci sono tanti motivi per cui la passione per l'Egitto diventa una necessità, che poi mi ha portato a rimanere tanto tempo in questo paese e a raccontarlo da tanti punti di vista diversi. Certo, ritorniamo sul punto dell'esercito, che è come dire, un ambito che tu racconti ampiamente nella parte che tratti. L'esercito in Egitto, che come dire, rappresenta forse l'elemento di vera continuità politica appunto negli ultimi 60 anni del paese, ha un ruolo non solo come dire, personificazione dell'esercizio della forza dello Stato, ma anche un ruolo economico. Quindi l'esercito è, come dire, azionista nella gestione di imprese vere e proprie, nella distribuzione anche di beni primari. Un qualcosa di analogo lo si può ritrovare anche nei pasdaran iraniani, che ugualmente hanno all'interno della nazione un ruolo economico. Ha senso un paragone di questo tipo? Possiamo ravvisare, come dire, degli elementi comuni oppure degli elementi che li diversificano? L'Egitto e l'Iran sono due paesi molto diversi. Per quanto riguarda la mia esperienza con l'Iran, è iniziata anche prima dell'Egitto, perché io ho vissuto per un anno lavorando all'ambasciata italiana a Teheran, ed è lì che poi mi sono avvicinato a tutta la regione del Medio Oriente. E evidentemente il ruolo dei pasdaran iraniani è legato a doppio filo con la rivoluzione del 1979, e loro sono stati capaci di rafforzare il potere che poi è andato nelle mani di Khomeini, che ha rappresentato il leader di quella rivoluzione, nonostante ci fossero tante altre richieste, per esempio dei partiti comunisti, dei partiti di sinistra, richieste che sono state cancellate, messe a tacere o escluse dallo scenario politico post-rivoluzionario. I Pasdaran hanno avuto un ruolo di nuovo da protagonisti quando, dopo il fallimento, comunque l'insuccesso, anche forse anche si può dire la mancanza di
del raggiungimento degli obiettivi che si erano posti i riformisti alla fine degli anni 90, ha portato all'elezione di Mahmoud Ahmadinejad, che è un po' l'espressione di questo esercito iraniano, che ha un po' le mani dappertutto, anche perché la commistione tra potere politico, potere religioso e fondazioni, che poi le fondazioni in Iran controllano gli introiti della vendita del petrolio, quindi sono molto ricche, certo, è forte. Poi queste fondazioni a loro volta sono anche imprese, aziende, e quindi evidentemente il ruolo dell'esercito in Iran è molto importante ed ha un ruolo anche in politica, perché ha espresso alcuni uomini politici degli ultimi anni. In questa fase in cui, per esempio, viene messo in discussione l'accordo sul nucleare con l'Iran, si parla di nuovo di una possibilità di un ruolo dei Pasdaran nella scena politica iraniana, di un ritorno di un nuovo Ahmadinejad. Invece, per quanto riguarda l'Egitto, l'esercito è un po' una eredità del periodo coloniale, e l'esercito egiziano non si è soltanto limitato a controllare i confini, come dovrebbe fare qualsiasi esercito in ogni paese, ma ha fatto di più, ha iniziato a fare affari. Adesso alcune stime dicono che l'esercito egiziano controlla oltre il 60% del PIL del paese. Questo significa che l'esercito produce dai frigoriferi al latte, al pane, qualsiasi cosa. Sì, un qualcosa di davvero particolare, insomma. Ha evidentemente un ruolo centrale nell'economia del paese. Però questo esercito fa politica anche qui, nel senso che Mubarak aveva un abito civile, ma in realtà aveva un background militare. E la stessa cosa si può dire senza dubbio per al-Sisi, che ha un forte sostegno, è un generale. Certo. Allora, parliamo invece di quello che è una caratteristica del Medio Oriente, cioè la presenza di Stato e non Stato, ossia, per meglio spiegarmi, il fatto che coesistano più attori all'interno appunto dell'assetto Stato o Nazione che si sfidano abitualmente per per un'egemonia all'interno del paese. Lo Stato ci è abbastanza chiaro, no? Anche a noi occidentali. Il non Stato è un concetto invece un po' più sfuggevole per noi. Vogliamo iniziare a definirlo, e se potessimo identificarlo con un gruppo specifico, quale sceglieresti? Nel caso egiziano, ovviamente, lo Stato, abbiamo prima parlato dell'esercito, è ben rappresentato dall'esercito. Il non Stato è tutto il resto, per esempio la società civile è una delle espressioni più importanti di non Stato, per esempio tutti i movimenti che hanno partecipato alle proteste di Piazza Tahrir, pensiamo ai giovani, alle donne, ai lavoratori, agli operai, quindi i sindacati indipendenti, pensiamo a tantissimi altri attivisti, attivisti socialisti, comunisti, liberali, tutti questi attori insieme sono attori non statali che hanno partecipato alle proteste di piazza, che però sono state represse sia nel 2011, quando molti sono, secondo alcune stime, sono stati uccisi circa 1000 manifestanti, sia successivamente. E un po' questo è stato significativo per tutti i paesi della regione, nel senso che il modello egiziano, cioè quello di reprimere l'opposizione politica per ristabilire il potere dell'esercito e quindi costruire un regime militare, è diventato un modello che adesso viene usato in Sudan, per esempio, dove ci sono anche delle proteste, viene usato in Algeria, dove ci sono state delle proteste, non c'è Bouteflika più, ma ancora non si sa quando ci saranno le elezioni. Quindi l'Egitto è diventato una sorta di modello. Di repressione, cioè, non di democratizzazione, per tutta la regione. Ok, e questo che stavi dicendo adesso quindi rappresenta anche una partecipazione dal basso? Cioè in Egitto quindi la vediamo in questo non Stato, che vuol dire i sindacati, eccetera, eccetera, i cittadini. Quindi si può parlare di una partecipazione dal basso, è un formato efficace quello dell'Egitto per descrivere questo. Un'altra domanda, il non Stato può coincidere anche col Deep State? Ecco, queste sono due cose proprio diverse, perché il Deep State rappresenta lo Stato profondo, e lo Stato profondo, per esempio l'esercito, ma per esempio la Chiesa in Egitto, il 10% della popolazione è formata da cristiani copti, sì. La Chiesa copta ha sostenuto al-Sisi quando c'è stato il colpo di Stato militare, i giudici fanno parte del Deep State, e alcuni partiti, per esempio il Partito Liberale, quello che è sostenuto da Mohamed El-Baradei, ha deciso di sostenere il colpo di Stato che c'è stato nel 2013, ma non solo, tanti altri attori hanno sostenuto il colpo di Stato che ha
mandato via Mohamed Morsi, che era il primo presidente eletto della storia egiziana, e pensiamo per esempio alla polizia. Quindi un altro esempio di deep state è la polizia, che può essere attivata per bloccare Sì, qualsiasi infatti tu movimento parli di anche proprio protesta. del controllo, no? Nel senso, in seno all'esercito esiste tutta una parte anche, diciamo, di controllo e verifica occulta anche molte volte che ha questo scopo. Un'altra domanda, la questione religiosa. Quando si parla chiaramente della regione medio orientale, non ci si può dimenticare naturalmente questo aspetto fondamentale. Lo Stato per sua natura esiste, insiste, pardon, su un territorio, mentre la Sharia, cioè l'ordinamento che, come dire, struttura la comunità dei fedeli, la cosiddetta Amma Islamica, in realtà non ha questo elemento, è di per sua natura transnazionale, eccetera. Come si conciliano in seno appunto alla realtà medio orientale questi due aspetti? Come riescono a convivere questo aspetto di Stato, quindi territoriale, e invece di, come dire, comunità transnazionale. Sicuramente il punto qui è il nazionalismo. Ci sono varie chiavi di interpretazione. Pensiamo prima di tutto al nazionalismo arabo e panarabo. L'Egitto è sempre stato considerato uno dei paesi che hanno guidato il nazionalismo arabo. Per esempio, pensiamo a Gamal Abdel Nasser, cioè al presidente egiziano negli anni 50-60, dopo il colpo di stato dei generali liberi che c'è stato dal 52 al 54. Gamal Abdel Nasser ha deciso di nazionalizzare il canale di Suez e quindi evidentemente ha aperto la strada al nazionalismo arabo come una forma identitaria a cui si riferivano tutti i paesi della regione. Quindi il nazionalismo siriano, il nazionalismo iracheno sono diventati in qualche maniera sinonimi di nazionalismo arabo. Dall'altra parte c'è questa spinta africana verso l'Africa, quindi si parla di nazionalismo panafricano, e anche lì l'Egitto ha sempre cercato di accreditarsi come paese centrale per questo tipo di nazionalismo panafricano, come paese guida per l'Africa. Quindi se vogliamo trovare delle chiavi di lettura transnazionale possiamo farlo in questo senso. Poi evidentemente ci sono legami anche tra i movimenti, legami transnazionali tra i movimenti. Per esempio ci sono legami tra i partiti islamisti di tutti questi paesi, e quindi c'è la Fratellanza Musulmana Egiziana, ma c'è anche sì, la Fratellanza Musulmana Sì, Siriana, assumono denominazioni Giordana, diverse a Libica, seconda, certo. Tunisina, quindi evidentemente c'è anche un movimento transnazionale tra gli islamisti, come c'è tra i socialisti, come c'è appunto Certo. tra i sostenitori dell'esercito. Perfetto. Ultima domanda. Non possiamo dimenticare in quest'area la presenza dei tanti attori esterni, naturalmente, che rappresentano le grandi potenze economiche, geopolitiche, ormai mondiali, non più solo occidentali, evidentemente. Quanto pesano queste, come dire, presenze in termini di legittimazione esterna dello Stato, e hanno queste un peso specifico maggiore rispetto alla legittimazione interna e dal basso nel potere statuale di queste nazioni? Prima dicevamo che questi paesi hanno tutti avuto una storia coloniale molto forte, quindi Certo. o la Gran Bretagna o la Francia hanno avuto un ruolo importante, la Spagna, pensiamo al Marocco, eccetera. Quindi evidentemente c'è una eredità coloniale molto forte, un'eredità coloniale che è rimasta. Pensiamo alla Libia, pensiamo al fatto che l'Italia avrebbe potuto avere un ruolo centrale in Libia, ma che in realtà questo ruolo è stato assunto da altre potenze, dalla Francia e dalla Gran Bretagna, che hanno deciso di attaccare e poi questo ha portato all'uccisione di Muammar Gheddafi, al caos che conosciamo adesso. Ma pensiamo alla Russia e quanto la Russia abbia sostenuto molti di questi regimi militari. Per esempio, uno dei primi uomini politici che al-Sisi ha incontrato dopo il colpo di Stato è stato Vladimir Putin. E c'è quest'asse di ferro tra il Cairo e la Russia. Così come c'è un asse di ferro tra Damasco e quindi Bashar al-Assad, che adesso in qualche maniera ha ottenuto la sua vittoria, nonostante i movimenti che ancora vanno avanti in Siria, soprattutto grazie al sostegno russo. E possiamo andare avanti pensando alle monarchie del Golfo, pensando all'Arabia Saudita e quanto, fino a che punto l'Arabia Saudita si è opposta a qualsiasi cambiamento in tutti i paesi che abbiamo citato fino a questo momento. Dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Tante volte noi abbiamo pensato a Stati Uniti e Unione Europea come vicini ai movimenti. Però in realtà questa vicinanza ai movimenti nei momenti critici non si è più vista. Questo
quando c'è stato il colpo di Stato del 2013 in Egitto, Obama non ha fatto nulla per fermare i militari che arrivavano al potere al Cairo. Quindi evidentemente le potenze occidentali e le potenze internazionali delle volte addirittura fornendo armi e finanziamenti ai gruppi di opposizione come è avvenuto in Siria, hanno finito per far arrivare questi soldi a gruppi che poi si sono rivelati gruppi Certo. terroristici come è successo con il caso dello Stato Islamico e di ISIS. Quindi ci sono tantissime forze che agiscono nella regione come possiamo dire una forma di guerra per procura, per cui Sì, di proxy war, certo. arrivano questi finanziamenti, questi interessi sono manovrati dall'esterno e poi sono interessi invece che riguardano potenze che hanno invece delle loro agende. Pensiamo alla Turchia, come la Turchia ha sostenuto i fratelli musulmani, al Qatar, come il Qatar ha sostenuto i fratelli musulmani. Quindi dietro queste dinamiche politiche ci sono delle dinamiche geopolitiche molto chiare che evidentemente si polarizzano verso un blocco o un altro e che rappresentano che in alcuni paesi sono ancora in corso. Pensiamo alla Libia, come si è spaccata tra la Cirenaica e la Tripolitana, una parte sostenuta dal governo di unità nazionale, quindi dalle potenze occidentali, l'altra invece vicina a Khalifa Haftar, alla Russia, e rappresenta bene questo paese, la spaccatura che c'è nel sostegno internazionale che poi porta al caos che regna in Libia, ma che regna anche in Siria, che regna negli stati più deboli della Certo, regione. benissimo. Ti Grazie. ringraziamo molto per il tempo che ci hai concesso, ringraziamo anche voi e alla prossima intervista vi consigliamo Il Trono di Sabbia e grazie, alla prossima.